Torniamo al Teatro Augusteo per la conferenza stampa e quindi la presentazione del cartellone pubblicitario teatrale del 2018-2019. Vediamo che è un cartellone veramente molto molto ricco, ci sono veramente tantissimi artisti quest'anno di livello. Si partirà il 26 ottobre con uno spettacolo tutto a femminile, con Belle Ripiene, Rossella Brescia, Tosca d'Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo. Per finire al 26 aprile col grande Gino Rivieccio con Cavalli di Ritorno. Poi possiamo vedere il grande Massimo Ranieri, Carlo Buccirosso. Vedo ancora qualche spettacolo come La Sciantosa con la meravigliosa Serena Autieri, comicissimi fratelli Gianfranco Gallo e Massimiliano Gallo. Insomma, una rassegna teatrale veramente molto importante, segnata dalla grande direzione artistica di Giuseppe Caccavale. Adesso curiosiamo un po' nella sala. Teatro Augusteo, conferenza stampa per la presentazione del cartellone della nuova stagione teatrale 2018-2019. Qui accanto a me due grandi del teatro, Natalia Cretella e Lello Pirone. Ciao! Ciao, saluti a tutti i vostri telespettatori. Siamo felici di essere qui anche quest'anno, Teatro Augusteo, con la quarta edizione di Bentornata Piedigrotta, che si terrà il giorno 28, 29 e 30 settembre. Come tutti gli anni, un grande successo, una grande compagnia, pensata, ideata e voluta dal grande Leonardo Ippolito, ultimo di quelli rimasti di poter mettere su uno spettacoli del genere, di tradizione. Le edizioni terza, seconda sono andate in onda a Televomero per tutto l'anno, perché Televomero è la TV che si è presa la responsabilità, il piacere e l'onere di mandare in onda, ha voluto. Un grande successo, anche quest'anno si prospetta un grande successo di tradizione. Con me, come sempre, la collega e amica, più che collega, siamo amici da tanti anni, ma colleghi, Natalia Cretella, che vi dirà anche il resto della compagine, che è favolosa. Sì, certo, ciao Natalia, innanzitutto complimenti, sei sempre bellissima, complimenti. Bellissima e bravissima, questo dobbiamo dirlo, ma io ti voglio fare prima una domanda personale: ma come si fa a lavorare accanto a un uomo così simpatico? Si fa che si lavora meglio. Si fa che si lavora meglio, è vero. Sei antipatico, pensa un po'. Sì, perché lui scherza sempre con te, è vero, io lo noto anche sui social, insomma, lui ti prende un po' in giro. La capacità è la capacità appunto di improvvisare, noi siamo bravi anche in questo, vero Lello? Dove? Ecco. Diciamo che la complicità fa questo. La complicità fa questo, oltre ad essere comunque bravo, è bravo anche ad improvvisare. La simpatia, una nota di simpatia fa sempre bene. Ritornando al discorso Bentornata Piedigrotta, quarta edizione, proprio perché è diversa dalle altre, quindi perciò specifichiamo quarta edizione. Quindi per chi ha visto le precedenti, tornate, perché sarà una nuovissima edizione, quindi canzoni nuove, testi nuovi, sorprese nuove. Abbiamo anche delle partecipazioni, ci sarà anche Ciro Capano e Salvatore Meola. Ricordiamo appunto che il testo e tutto quanto, la regia è di Leonardo Ippolito, l'orchestra dal vivo con ballerini e poi basta, dove devi venire a vedere, una sorpresa. E presentiamo anche il nostro amico qui accanto. Giampiero Ianneo, ecco, il nostro carissimo. Giampiero, vuoi dire qualcosa? Certo, Giampiero, quale sarà il tuo ruolo qui all'interno di questa Bentornata Piedigrotta? Allora, buongiorno a tutti. Allora, il mio ruolo non si sa ancora, non lo sveliamo, per carità. Però voglio dire che per me è un onore ritornare qui per la terza edizione di Bentornata Piedigrotta, quella è la quarta, ne ho fatte solo tre e sono veramente contento. Poi lavorare con il grande maestro Leonardo Ippolito e con dei colleghi come Natalia Cretella e Lello Pirone, un cast d'eccezione, io sono veramente felicissimo. E noi siamo felici e speriamo insomma di vedere presto questo spettacolo. Facciamo un saluto ai nostri amici di DG Photo Art, tutti e tre insieme, forza! Ciao! 19 ottobre, dopo il successo di Abbracciami, troviamo sul palcoscenico dell'Augusteo nuovamente Andrea col suo nuovo lavoro per emozionare nuovamente i suoi fan. Ciao Andrea. Grazie, hai detto tutto in pochissime parole, perché sì, dopo il concerto del 30 novembre, poi quello a richiesta, diciamo, il 14 febbraio nel giorno degli innamorati, siamo felici che la direzione, la proprietà di questo teatro, che per me è importantissimo perché ha visto il mio debutto 10 anni fa, il debutto teatrale con Scugnizzi, ci ha rinvitato e quindi il 19 ottobre portiamo in scena il nuovo spettacolo che rappresenta un po' il nuovo disco. André, che è uscito il 1 giugno, presentato qui a Napoli
alla Feltrinelli, e quindi sarà un innesto delle canzoni che già sono state già rappresentate, con quelle invece nuove dell'ultimo album, con la scrittura teatrale sempre del mitico e grande amico mio Vincenzo Pirozzi. Cercheremo di portare un nuovo spettacolo per questo pubblico che è sempre molto molto esigente. È un grande Andrea Sannini e soprattutto una grande orchestra. L'anno scorso ho potuto ammirarti sul palcoscenico dell'Agusteo, e anche l'intrattenimento con la canzone classica napoletana è stato veramente meraviglioso. Anche quest'anno sarà riproposto? Sempre, perché io devo sottolineare sempre chi sono e da dove vengo, ma ognuno di noi lo deve fare, ognuno di noi che si sente magari alla coscienza di appartenere a questa terra meravigliosa. E nei momenti un po' così di sconforto, oppure che siamo un po' in cerca di identità, dobbiamo guardarci indietro, capire chi siamo stati, e quindi per me è sempre un onore e una responsabilità portare avanti anche la musica classica napoletana. Andrea Sannini, un grande artista di Ercolano, un saluto ai nostri amici di TG Photo Art. Un abbraccio a tutti gli amici di TG Photo Art, da Andrea Sannini, ciao. Dall'11 al 20 gennaio 2019 sul palcoscenico dell'Agusteo ci saranno i Comicissimi Fratelli con il pubblico Ha Sempre Ragione. Ciao Gianfranco e Massimiliano Gallo. È uno spettacolo molto comico, ispirato a due antiche farse napoletane, una di Pasquale Petito e una di Antonio Petito. Una si chiama Ti ho sposato per ignoranza, l'altra una comicissima tragedia. È la storia di questi due fratelli che fanno teatro insieme nella Napoli dei primi del Novecento. Un teatro ormai in disuso, perché questi attori napoletani non fanno una lira, non facevano più una lira all'epoca, perché c'era stata l'Unità d'Italia, per cui loro non parlavano bene l'italiano, quindi uno dei due va via, abbandona la compagnia per andare a fare i soldi con Edoardo Scarpetta. Il secondo tempo si apre con il ritorno di quest'attore che va a trovare lui, che sta ancora facendo la fame. Quindi adesso mi viene spontanea una domanda, visto che siete due attori, ma quanto c'è di vero in questo racconto? No, fortunatamente fortunatamente no, è finita la fame a teatro, fortunatamente è quasi finita. No, si racconta un periodo particolare, ma soprattutto si racconta la voglia nostra di ritornare in scena insieme, di divertirci e divertire il pubblico, quindi soprattutto quello che vogliamo fare, incontrare il pubblico dell'Agusteo, incontrare il nostro pubblico e ritrovarli a gennaio qui. Allora vi aspettiamo tutti voi dall'11 al 20 gennaio 2019 con i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo. Un saluto ai nostri amici di TG Photo Art. Ciao TG Photo Art. Ciao. Ciao. Dici pure tu. TG Photo Art. Art. Grazie. Dall'8 al 17 marzo 2019 sul palco dell'Agusteo ci sarà Paolo Cagliazzo con uno spettacolo scritto e diretto da lui, Non mi dire, te l'ho detto. Ciao Paolo. Buongiorno. Uno spettacolo che io ho sempre definito una social comedy, e tra l'altro è uno spettacolo a cui tengo particolarmente, l'ho scritto in prima stesura tanti anni fa, ed è lo spettacolo che mi ha fatto debuttare all'Agusteo e quindi conquistare un po' il pubblico dell'Agusteo. Da allora sono stato quasi sempre in cartellone in questo teatro, quindi riveduta e corretta e riaggiornata, la commedia ritorna sul palco dell'Agusteo, è una social comedy e mette in evidenza come l'uso maldestro dei social può creare danni e negli equilibri familiari. Quindi grande realtà in questo spettacolo? Sempre, tant'è vero che io cerco sempre di aggiornare le battute, anche le situazioni, e di stare sempre attaccato all'attualità. Leggo che il cast è ancora in via di definizione, c'è qualcuno già che si può, qualche anticipazione su qualche altro attore? Diciamo, il cast in via di definizione, io bene o male l'ho già in mente e ho anche contattato, naturalmente non posso ufficializzarlo se non abbiamo dei contratti, insomma ho la certezza di poter nominare delle cose. La cosa che è importante da dire è che ci saranno 7 comici in scena, cercherò di creare un cast dove il pubblico non sa da dove arriva la battuta, quindi viene completamente frastornato da una serie di situazioni comiche e quindi non c'è riferimenti, un grande cast comico, quindi spettacolo esilarante. Quindi grande comicità, che è la cosa proprio più importante, quella che serve oggi, cercare sempre di più di far sorridere il pubblico, forse questo è l'ingrediente principale per portare le persone qui a teatro. Sì, sicuramente aggiungo una cosa, penso sia importante ridere oggi, ma è importante per noi comici che scriviamo comicità di usare la comicità per dire magari o per stimolare delle riflessioni. Paolo Cagliazzo, grazie, un saluto ai nostri amici di TG Photo Art. TG Photo Art, ciao! Arrabamine buone, ma pure Mangano, ciao!